Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuti in questo nuovo video. Con l'arrivo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e quindi della nona generazione sono uscite tantissime mosse nuove e molto molto importanti. È quindi arrivato il momento di andare ad analizzarle insieme a voi. Si parla di ben 43 mosse nuove che ho deciso che andrò ad analizzarle partendo ovviamente in ordine alfabetico. Per cui non c'è tempo da perdere carichissimi, venite con me e andiamo a sviscerare un pochettino queste nuove mosse di nona generazione. Iniziamo da Aqua Cutter, in italiano idrotaglio, è una mossa di tipo acqua da 70 di potenza base e 100% di accuracy, provvista anche di High Crit Ratio, quindi una variante diciamo di tipologia acqua di Notte Sferza ad esempio. Di per sé diciamo che comunque non è una mossa particolarmente incredibile, però ha lo scopo di introdurre una nuova cut move di tipo water in questo caso. Ed inoltre è anche boostata ad esempio dall'abilità Sharpness, a filama in italiano, di Pokémon utili come ad esempio Gallade, Velusa oppure ancora in futuro, perché no, Samurott di Hisui. Continuiamo poi con Aqua Step, in italiano idroballetto, è la mossa peculiare di Quaquaval, o Quaquaval, insomma chiamatelo come volete, il terzo stadio evolutivo di Quaxly. Idroballetto non è altro che una buona mossa fisica di tipologia acqua da 80 base power e 100% di accuracy che aumenta di uno stage la velocità dell'utilizzatore. Tale mossa si addice molto bene allo stile del Pokémon, consentendogli quindi di migliorare la sua velocità ogni qualvolta venga utilizzata ed infliggere quindi buoni danni nei turni successivi con mosse ad esempio come Zuffa, che può far molto ma molto male ai Pokémon avversari. Passiamo poi ad Armor Cannon, Corazza Cannone è la mossa peculiare di Armarouge, mossa di tipologia fuoco, speciale da 120 base power e 100% di accuracy, quindi veramente molto ma molto potente, andrà ovviamente ad infliggere ottimi danni agli avversari ma ridurrà di uno stage l'attacco speciale dell'utilizzatore, quindi del vostro Armarouge. Chiaramente qualsiasi Armarouge vorrà avere questa mossa, ma utilizzatela con parsimonia, perché dropparsi non è comunque mai il massimo. Continuiamo con Ace Kick, calcio ad ascia in italiano, è la nuova variante fondamentalmente di calcio in volo, High Jump Kick. In particolare Ace Kick è una mossa da 120 base power e 90% di accuracy che infligge all'utilizzatore un recoil pari al 25% dei suoi punti salute massimi, nel caso questa ovviamente non dovesse andare a buon fine. Il base power è quindi ridotto rispetto a calcio in volo, così come proprio anche il recoil stesso. Ma questa mossa è anche dotata di un 30% di possibilità di confondere il bersaglio, rendendola potenzialmente molto ma molto insidiosa, a differenza di High Jump Kick. Attualmente solo Medicham e Lockix possono utilizzare questa mossa, ma con l'arrivo di Pokémon Home, ad esempio, in futuro potrebbe anche essere utilizzato da un Lilligant di Hisui, che quindi potrebbe trarre sicuramente il meglio attraverso questa mossa e quindi far veramente molti ma molti danni. Procediamo in ordine con Bitter Blade, lama del rimorso in italiano, è la mossa peculiare di Ceruledged, veramente gran bel Pokémon ed è una mossa fire fisica, quindi di tipologia fuoco come detto, da 90 base power e 100% di accuracy che assorbe ben metà del danno inflitto ripristinando sostanzialmente i punti saluti dell'utilizzatore. È attualmente la mossa da recovery con base power più alta che ci sia in circolazione e sicuramente aiuterà veramente Ceruledged a rimanere il più possibile all'interno del terreno di gioco e a coprire il recoil di un evento. Life Orb su questo Pokémon con il quale potrebbe far veramente molti ma molti danni. Troviamo poi Chilling Reception, freddura in italiano, è la nuova mossa peculiare di Slowking e di Slowking di Galar. L'utilizzatore tramite questa mossa racconterà appunto una freddura con l'effetto di far nevicare e immediatamente switchare. Potrebbe diciamo forse essere una mossa utile in singolo per fare riposizionamento, ma in doppio non dico che sia sostanzialmente inutile, ma poco ci manca. Potrete provare ad utilizzarla in determinati e particolari team. Dopo Chilling Reception è il momento di un'altra Chilling, sto parlando di Chilling Water, doccia fredda in italiano, è una mossa di tipologia per l'appunto acqua con 50 base power, speciale come categoria, in grado di ridurre l'attacco fisico del bersaglio avversario di uno stage. Probabilmente all'inizio l'idea dietro questa mossa era quella di introdurre una nuova mossa di tipologia acqua in grado di andare a contrastare gli attaccanti fisici presenti sul momento, visto che la potente Scald idrovampata non è praticamente più ottenibile. Ma tuttavia diciamo che tale mossa, doccia fredda, è nettamente inferiore ad idrovampata e quindi difficilmente verrà giocata complice per l'appunto i soli 50 base power e quindi piuttosto poco potente. Proseguiamo con Collision Course, Turbo Schianto in italiano è la mossa peculiare del leggendario di copertina di Pokémon Scarlatto, sto parlando di Coraidon.
È una mossa lotta fisica da 100 base power e 100% di accuracy, dotata inoltre dell'effetto di aumentare del 30% la propria potenza nel caso in cui questa si rivela essere super efficace, diventando quindi fondamentalmente una 260 base power dopo aver applicato chiaramente il calcolo della super efficacia. Gran bella mossa! Continuiamo poi con Comeuppance. Vendetta in italiano è la mossa peculiare di Mabostiff, che non è altro fondamentalmente che Metal Scoppio, quindi ha esattamente la stessa funzione e la stessa efficacia. Non è quindi una mossa particolarmente incredibile ed è altrettanto improbabile che venga giocata, poiché insomma è stata data a Mabostiff. Troviamo inoltre Doodle. Ricalco, in italiano è la mossa peculiare di Grafaiai, una mossa di stato molto singolare in grado di copiare fondamentalmente l'abilità del target, in modo simile praticamente a gioco di ruolo, ma di attribuirla fondamentalmente al compagno e non a se stesso. Per farne buon uso si potrebbe fare l'esempio di copiare un'abilità come Clorofilla o Nuoto Velox e affibbiarla al compagno tramite questa mossa. Ma in generale tuttavia diciamo che risulta essere piuttosto situazionale. Continuiamo in ordine con Double Shock. Doppio lampo in italiano è una mossa da ben 120 di potenza base, 100% in accuracy, fisica e di tipologia elettro, in particolare peculiare di Pomot. L'effetto è praticamente identico a quello di Burn Up, vale a dire ultima fiamma in italiano che noi tutti conosciamo. È quindi una mossa che fa perdere il tipo all'utilizzatore, fin tanto che questo rimanga in campo. È comunque una mossa piuttosto compatibile con lo stile di gioco di Pomot, il quale è soprattutto basato su mosse di supporto molto potenti, ma in questo caso Double Shock non è il punto focale, se vogliamo, proprio di Pomot, nonostante è chiaramente un'ottima mossa, poiché il punto focale di Pomot sarà proprio un'altra mossa molto ma molto particolare ed importante, che però vedremo più avanti. Continuiamo con Electro Drift. In italiano Fulmiscatto è la mossa peculiare dell'altro leggendario di copertina, stavolta di Pokémon Violetto, e quindi Miraidon, mossa da 100 di base power e 100 di accuracy, speciale chiaramente di tipologia elettro, che come Collision Course per quanto riguarda Coraidon andrà ad incrementare ulteriormente la propria potenza del 30% nel caso in cui questa risulti essere super efficace. Sebbene le due mosse siano identiche in quanto a potenza, precisione ed effetti, Electro Drift potrebbe essere leggermente superiore rispetto a quella di Coraidon, poiché essendo per l'appunto Electro Drift di tipo elettro può sfruttare il campo elettrico che viene settato direttamente da Miraidon stesso mediante la sua abilità, per cui avrà un ulteriore boost. Mi raccomando, tenetene di conto. C'è poi Fillet Away. Alleggerimento in italiano è una potente mossa di setup peculiare del mediocre però Velusa, che gli consente di barattare fondamentalmente il 25% dei suoi punti salute massimi per ottenere un boost di 2 stage in attacco speciale ed in velocità. Sebbene possa apparire piuttosto intrigante, perdere punti salute per una mossa da setup è sempre molto rischioso e non si tratta di una mossa high risk high reward come ad esempio potrebbe essere Belly Drum, che quindi già di per sé è decisamente migliore. Velusa difficilmente potrà andare a vincere partite da solo come sweeper fondamentale, data comunque la sua fragilità nelle difese e comunque un setup piuttosto macchinoso della mossa stessa. Inoltre, se vogliamo, il funzionamento ricorda un po' la peculiare di Commo, vale a dire Clangorous Soul, Dracofonia in italiano, che ha già dato prova comunque di non essere particolarmente impattante all'interno di un metagame competitivo, eccezion fatta per rari casi, diciamo. C'è poi Flower Trick, Prestigia Fiore, in italiano è un'ottima mossa peculiare in particolare di Meowscarada, la terza evoluzione di Sprigatito, 70 base power, infallibile e dotata di un crit rate del 100%, quindi questa mossa critterà sempre. Tuttavia però non è sufficiente solo la mossa a rendere forte Meowscarada, e quindi è un Pokémon piuttosto fragile con un output damage non sufficientemente elevato secondo me da poterlo utilizzare così tanto all'interno di un panorama competitivo. Troviamo poi Gigaton Hammer. Gran Martello in italiano è una delle mie mosse preferite di nona generazione, perché è una mossa incredibile dal 160 base power, chiaramente peculiare di Tinkaton, mossa fisica di tipologia acciaio, il cui effetto secondario però impedisce al Pokémon di utilizzare Gigaton Hammer per 2 turni di fila, quindi è utilizzabile per un solo turno e poi il successivo dovrete per forza utilizzare una mossa differente. È una stab veramente enorme che consentirà a Tinkaton però di competere nonostante il suo mediocre 75 base in attacco fisico.
C'è poi Glaive Rush, spadon carica in italiano, è la mossa peculiare di Baxcalibur, di tipologia drago, è una mossa chiaramente fisica da 120 base power, 100% di accuracy, ma caratterizzata dal pesantissimo effetto negativo di garantire alle mosse avversarie di colpire Baxcalibur il turno successivo, indipendentemente dalla loro precisione, e di raddoppiarne addirittura i danni inflitti, quindi molto male per quanto riguarda l'effetto secondario. È sì quindi un attacco potente ma molto rischioso, che può rivelarsi quindi un'arma a doppio taglio, e se usato incautamente si addice anche poco forse al ruolo che può avere Baxcalibur. È in questo modo anche meno incentivato a switchare dopo aver setappato grazie proprio a Dragodanza, ad esempio. Troviamo poi Hyper Drill, Iper Trapano in italiano, è la mossa peculiare di The Dunspears. 100 base power e 100% di accuracy con l'effetto di perforare sostanzialmente le protect avversarie, facendo quindi danno pieno e non ridotto. Sicuramente è un'ottima mossa che costituisce il migliore e forse unico pregio, diciamocela tutta, di The Dunspears. Troviamo poi Ice Spinner, Vortighiaccio in italiano, è un'interessante mossa ghiaccio fisica da 80 di base power, in grado di rimuovere praticamente qualsiasi campo in gioco, come ad esempio il campo elettrico oppure il campo nebbioso. La macchina tecnica garantisce un'ampia diffusione a questa mossa e ne garantisce anche un'ampia coverage visto che la imparano vari Pokémon. Inoltre, se nel meta dovessero essere dominanti eventuali campi che siano psico, nebbioso, elettro o erboso, sicuramente potrebbe rivelarsi una mossa particolarmente interessante. Questo però dipenderà molto dal tipo di meta che si andrà a sviluppare. C'è poi Jet Punch, pugno jet in italiano, è la mossa peculiare di Palafin, 60 base power fisica prioritaria, che quindi attaccherà per prima, chiaramente. Buona mossa, non straordinaria, ed è da vedere se chiaramente sarà utilizzata, dato che Palafin comunque in generale è già dotato di un solido 100 base speed, che comunque potrebbero non per forza fargli utilizzare una priority. Comunque valutatela, perché potrebbe essere quantomeno interessante su questo Pokémon. Si continua con Kowtow Cleave, genufendente in italiano, mossa buio fisica, peculiare di King Gambit, evoluzione di Bisharp, 85 base power e praticamente infallibile. È una mossa molto semplice e diretta, se vogliamo, sicuramente molto buona, ma decisamente non ai livelli ad esempio di Knockoff, alla quale purtroppo però la famiglia evolutiva di Bisharp ha perso accesso a partire dall'ottava generazione, per cui valutate questo genufendente. Continuiamo con Last Respects, omaggio a IKO in italiano, è la mossa esclusiva di Aunsun e Basculation, 50 base power che va ad aggiungere 50 ulteriori di potenza per ogni alleato in squadra esausto. È quindi potenzialmente in ambito competitivo una 200 di base power che renderebbe Aunsun un late game sweeper ad esempio, in grado di sfruttare la Sand con ad esempio Sand Rush e quindi la sua abilità Rema Sabbia in italiano, ma a causa delle statistiche diciamo piuttosto mediocri è difficile che questo Pokémon possa funzionare e di conseguenza anche la sua mossa. C'è poi Lumina Crash, fotocollisione in italiano, è un'eccellente mossa di Espatra, speciale di tipo psico, 80 base power, 100% accuracy, con il 100% di possibilità di ridurre di 2 stage la difesa speciale del target avversario, veramente tanta ma tanta roba. Fortunatamente però anche qui Espatra non è un gran Pokémon ed esattamente come nel caso di The Dunspear non è sufficiente che una sola mossa possa rendere il Pokémon praticamente veramente molto ma molto giocabile, poiché come detto anche in questo caso purtroppo Espatra presenta delle statistiche piuttosto mediocri. Staremo comunque a vedere. C'è poi Make It Rain, corsa all'oro in italiano, è la mossa peculiare di Goldengo, caratterizzata da ben 120 di potenza base, 100% accuracy, tra l'altro in danno spread, quindi in grado di colpire entrambi gli avversari, con l'effetto secondario però di ridurre l'attacco speciale dell'utilizzatore di uno stage, quindi attenzione anche qui, utilizzatela con parsimonia. Come già detto nel precedente video, che vi lascio qua sotto in descrizione, dove analizzo tutti i nuovi Pokémon più forti di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Goldengo sicuramente sarà uno di essi, e quindi avrà sicuramente la possibilità di farne buon uso di questa mossa per infliggere quanti più danni possibili ai Pokémon avversari. Si continua con Mortal Spin, Glit Turbine in italiano, è la variante di tipo veleno praticamente di Rapid Spin, Rapigiro, e peculiare particolarmente di Glimmora. La mossa ha 30 base power ed è in grado di avvelenare il target e rimuovere praticamente gli entry hazards, rendendola quindi, come ad esempio Tidy Up, una mossa concepita prettamente per il singolo. Valutabile anche in doppio, però insomma, non così efficace. C'è poi Order Up, Alta Cucina in italiano, è la mossa peculiare di Dondoso, mossa fisica di tipo drago da 80 base power, in grado di aumentare una statistica qualora l'utilizzatore sia unito ovviamente ad un Tatsugiri.
La statistica aumentata può essere attacco, difesa o velocità, e questo dipende chiaramente dal colore del Tatsugiri utilizzato nel team. Chiaramente ci sono solo 3 colori, motivo per cui 3 sono le statistiche che potrete andare ad aumentare, cioè, o meglio, una delle 3, a seconda del colore del vostro Tatsugiri. C'è poi Population Bomb, infestazione in italiano, è la mossa peculiare di Mousehold, una mossa fisica di tipo normale da 20 base power e 90% di accuracy che colpisce il target avversario da una fino ad un massimo di 10 volte e ogni hit chiaramente avrà una possibilità di missare indipendente rispetto alle altre. È comunque una mossa che potenzialmente potrebbe portare a veramente tanti danni ingenti poiché lo stesso Mousehold presenta come abilità tecnico e quindi andrebbe a potenziare, a boostare il potere offensivo di tale mossa. Lo strumento Loaded Dice, dado truccato, garantisce almeno 4 hit qualora la mossa vada a segno, quindi potete assolutamente provarlo su Mousehold, però un'alternativa migliore che vi consiglio assolutamente potrebbe essere di giocare ad esempio Wide Lens, grande lente, in modo tale da portare a 99% l'accuracy praticamente di ognuno dei 10 hit probabili da parte di questa mossa. Provatelo, anche se Mousehold in realtà non ha chissà quali statistiche, però potrebbe far veramente molto bene con tecnico e soprattutto con Wide Lens, se sta mossa veramente entra in tanti colpi, potrebbe essere veramente, veramente, veramente forte. C'è poi Pounce, balzo in italiano, anch'essa è una nuova mossa di nona generazione come tutte le altre, in grado di essere appresa via macchina tecnica da molti Pokémon. È però piuttosto mediocre poiché è una mossa fisica coleottero da 50 base power che riduce di uno stage la speed del bersaglio colpito. Come opzione per fare speed control comunque ci sono mosse decisamente migliori come ad esempio Icy Wind, vento gelato in italiano, Tailwind, vento in coda in italiano, oppure ancora facendola in modo inverso, vale a dire tramite Trick Room, distorto zona in italiano. L'unico Pokémon che in realtà potrebbe abusare in modo piuttosto importante di questa mossa è praticamente Scizor in virtù della stab e diciamo anche dell'abilità tecnico. È comunque un Pokémon che potrebbe performare meglio con altre stab, vedasi ad esempio U-Turn, in modo tale da far molti danni ed inoltre riposizionarsi, per cui valutatela per quello che è questa mossa. C'è poi Rage Fist, pugno furioso in italiano, è la mossa peculiare di Annihilate, l'evoluzione finale di Primeape. È essa una mossa ghost fisica, quindi tipologia spettro, 50 base power che aumenta di ulteriori 50 di potenza per ogni volta che il Pokémon è stato colpito nel corso della lotta. Potrebbe tuttavia risultare difficile utilizzarla al meglio, poiché questa mossa richiede di essere già stati colpiti più e più volte per trarne un vero e proprio beneficio, come detto. Però potrebbe consentire tuttavia ad Annihilate di diventare uno sweeper, ed in particolare anche piuttosto difficile da fermare avendo una mossa che avrebbe potenzialmente tantissimo in base power. Ancora continuiamo con Raging Bull, scatenatore in italiano, è la nuova mossa peculiare di Tauros, fisica da 90 di base power, il cui tipo varia a seconda chiaramente della forma di Tauros, quindi può essere di tipo normale, lotta, acqua oppure fuoco. L'effetto secondario della mossa consente di rompere schermi come riflesso e schermo luce. È sicuramente interessante, tuttavia chiaramente bisognerà vedere se Tauros effettivamente troverà una forte presenza all'interno del competitivo oppure meno. Arriviamo poi ad una delle mie mosse preferite di nona generazione e che sicuramente potrà avere un occhio di riguardo, sicuramente da provare, Revival Blessing. Preghiera vitale in italiano è la mossa di stato di tipo normale da un solo PP esclusiva di Pomot e Rabska e cambia sostanzialmente il modo di giocare al quale siamo stati abituati finora, in quanto consente praticamente di andare a rianimare un Pokémon esausto, riportandolo a metà dei suoi punti salute massimi. Avete capito bene, rianimare un vostro Pokémon esausto all'interno della vostra squadra. È possibile inoltre utilizzare ad esempio una Leppa Berry, quindi Bacca Mela, per ottenere un secondo utilizzo della suddetta mossa e quindi rianimarne un altro, ma Pomot tuttavia è un Pokémon piuttosto fragile, che probabilmente beneficia più del fuoco al nastro rispetto ad una Leppa Berry, mentre Rabska invece attualmente non ha partner ideali per attuare questo tipo di strategia, ma comunque staremo a vedere. È una mossa sicuramente molto, ma molto interessante. C'è poi Ruination, catastrofe in italiano, è la variante di mosse come Super Fang, Super Zanna in italiano, Nature's Madness, Ira della Natura, ma di tipologia buio. È la mossa esclusiva dei 4 leggendari di tipo buio, ma fra loro diciamo che solo Wo Chen e Ting Lu possono effettivamente farne buon uso, in quanto sono molto resistenti e riducono le capacità offensive in questo modo degli altri Pokémon in gioco, mentre gli altri due vanno ad incidere più sulle difese con le loro abilità, e avendo delle statistiche diciamo piuttosto indirizzate verso l'attacco e l'attacco speciale, incitano diciamo più un gioco diverso e quindi diretto verso più la parte offensiva e che non lascia secondo me spazio a mosse di questo genere all'interno del loro move pool.
C'è poi Salt Cure, sottosale in italiano, è una mossa piuttosto bizzarra e peculiare di Garganacle. Tipologia roccia e provvista di soli 40 base power, ma in grado tuttavia di infliggere al bersaglio prescelto ogni singolo turno un danno pari ad un ottavo dei suoi punti salute totali. Inoltre c'è da aggiungere anche che questi danni raddoppiano qualora il target prescelto sia di tipologia acqua oppure acciaio. La mossa tuttavia però non impedirà al target di poter switchare e quindi difficilmente credo che verrà utilizzata con successo, sia per la mossa stessa, sia perché sarà Garganacle effettivamente a doverne fare questo uso. C'è poi Silk Trap, tela trappola in italiano, è una variante di Protect peculiare da parte di Speedops, è dotata quindi dell'effetto aggiuntivo, oltre alla Protect, di ridurre di uno stage la velocità di un Pokémon che va a impattare fondamentalmente su questa tela trappola. È comunque una buona mossa, però è altrettanto vero che la utilizza Speedops, per cui quanto sarà realmente utilizzata essendo la sua mossa peculiare? Ed essendo soprattutto che Speedops non credo si vedrà così intanto in ambito competitivo? C'è poi Snowscape, vista innevata in italiano, dobbiamo fare però una premessa. Poiché la Hail, quindi la grandine, è stata sostituita dalla Snowstorm, quindi dalla tempesta di neve, in nona generazione, la mossa in grado di evocare la Hail, quindi ad esempio Hailstorm, in realtà è stata sostituita da questa mossa, quindi da Snowscape, che fa appunto scendere la neve. Va ricordato però che quindi la nevicata non andrà ad infliggere danni passivi come poteva essere la Hail nelle generazioni precedenti e soprattutto ha un ottimo effetto però di aumentare del 50% la difesa fisica dei Pokémon di tipo ghiaccio. C'è poi Shed Tail, tagliocoda in italiano, è la mossa esclusiva di Cyclizar e Earthworm anche. Infatti l'utilizzatore andrà a perdere metà dei propri punti salute totali per creare un sostituto e andare a switchar via, passando quindi il sostituto ad un altro compagno di squadra. È una mossa che può tuttavia apparire sì interessante per riposizionamento, combinata al fatto anche che Cyclizar poi dispone dell'abilità Regenerator, quindi Regenergia in italiano, in grado di restituirgli quindi buona parte dei PS persi per utilizzare tale mossa. Però è altrettanto vero che Cyclizar è un Pokémon fragile e piuttosto incapace di infliggere danni significativi ai Pokémon avversari, quindi Shed Tail rimarrebbe in questo modo la sua unica arma e piuttosto anche prevedibile se si dovesse vedere un Cyclizar. Quindi attenzione nell'utilizzarla e soprattutto lo potrebbe fare Cyclizar, però anche qua punto di domanda. Quanto verrà utilizzato in competitivo? Staremo a vedere. C'è poi Spicy Extract, essenza piccante in italiano, è la peculiare di Scovillain, mossa di stato erba chiaramente, in grado di aumentare di 2 stage l'attacco del target, diminuendone però altrettanto di 2 stage la difesa. La mossa, diciamo che oltre a non essere particolarmente impattante di per sé, non si adibisce nemmeno bene al playstyle di Scovillain, poiché è un Pokémon piuttosto offensivo, in grado sì di infliggere molti danni e che non ricopre però quindi un ruolo da support, e quindi tale mossa, insomma, essendo una mossa di status, comunque scomberebbe male con un'offensività così importante di Scovillain e delle difese piuttosto basse. C'è poi Spin Out, slitta a ruote, mossa di tipologia acciaio e fisica, è la peculiare di Revavroom. Non è molto buona perché pur avendo un alto base power, 100 in base power e 100% di accuracy, riduce di ben 2 stage la velocità dell'utilizzatore, quindi non è, diciamo, fantastico. Non essendo poi Revavroom un Pokémon particolarmente bulky da giocare in Trick Room, è probabilmente meglio utilizzare mosse più deboli come ad esempio Iron Head, Metal Testata in italiano, ma prive chiaramente di effetti negativi e che comunque possono essere sicuramente migliori rispetto a questa mossa. Arriviamo poi alla mossa emblema di nona generazione, sto parlando di Terablast. Terra Scoppio in italiano è una mossa da 80 di base power che al pari di una Protect può essere appresa praticamente da qualsiasi Pokémon. La mossa diventerà fisica o speciale a seconda di quale statistica offensiva dell'utilizzatore sarà chiaramente quella più alta. Un po' come ad esempio Photon Geyser e quindi Geyser Fotonico di Necrozma per intendersi. E il suo effetto è quindi quello di utilizzare il teratipo da parte del Pokémon che state utilizzando per poter effettuare chiaramente danni di quel teratipo specifico una volta che il vostro Pokémon è teracristallizzato. Vi consiglio però chiaramente di insegnarla ai Pokémon che intendete in particolar modo andare a teracristallizzare, quindi non a tutti i Pokémon della vostra squadra, e va ricordato anche che nel caso in cui non si effettui la teracristallizzazione, da parte chiaramente dell'utilizzatore di Terrascoppio, tale mossa rimarrà comunque un 80 base power, ma rimarrà di tipologia normale. Per cui mi raccomando, attenzione, se non la utilizzate in teracristall e quindi non prenderà il teratipo del vostro Pokémon, tale mossa rimarrà di tipo normale. C'è poi Tidy Up, pulizia in italiano, è la seconda delle due peculiari di Mausold, concepita prevalentemente per il singolo, in quanto è in grado di aumentare di uno stage attacco e velocità dell'utilizzatore e al contempo di rimuovere anche le entry hazards, come ad esempio le punte o le levito roccia.
difficilmente tuttavia verrà utilizzata in doppio, poiché lo stesso Mausold non è, diciamo, un Pokémon piuttosto bulky da poter setappare, anzi è molto fragile, per cui si preferirà probabilmente tante altre mosse su questo Pokémon. Siamo quasi in fondo con Torch Song, canzone ardente in italiano, è la peculiare di Skeledirge, mossa fuoco speciale da 80 base power, 100% accuracy, con il 100% di possibilità di aumentare l'attacco speciale di uno stage del proprio Pokémon. Di fatto, se vogliamo, questa mossa è una versione potenziata di Vol di Fuoco, la mossa esclusiva di Volcarona e di Iron Moth, ma la distribuzione mediocre delle base stats rende difficile veramente un effettivo setup da parte di questo Pokémon e quindi difficilmente, diciamo, Skeledirge lo vedremo all'interno dell'ambito competitivo, poiché insomma velocità e difesa speciale non sono particolarmente eccelse, nonostante comunque abbia un buon attacco speciale e una buona statistica difensiva. C'è poi Trailblaze, apripista in italiano, è una mossa di tipologia erba da 50 base power e 100% in accuracy, avente l'effetto di andare ad aumentare di uno stage la velocità dell'utilizzatore. È fondamentalmente l'equivalente, di tipologia ovviamente erba, di nitrocarica, per cui non è, diciamo, tutta sta gran mossa, però è sicuramente interessante, poiché la imparano moltissimi Pokémon e magari ci scappa un buon Pokémon sul quale la potete insegnare nel vostro moveset e renderla una gimmick piuttosto particolare. Arriviamo alla penultima mossa da analizzare, sto parlando di Triple Dive. Triplo tuffo in italiano è la mossa acqua, fisica e peculiare di Vuctrio. 30 di base power, 95% in accuracy, è in grado di colpire 3 volte rendendola quindi di fatto una mossa da 90 base power. Purtroppo però Vuctrio è un Pokémon che ha davvero poco da offrire al panorama competitivo e quindi questa mossa credo che sarà proprio molto raramente utilizzata, così come lo stesso Vuctrio. Arriviamo all'ultima mossa da analizzare, la 43esima, sto parlando di Twin Beam. Doppio raggio in italiano è una mossa di tipo psico, speciale e che presenta 40 base power e 100% in accuracy, in grado di colpire 2 volte il target, quindi arrivando a un 80 base power come totale, e può anche, tra virgolette, in questo modo aggirare Pokémon che presentano ad esempio una Focus Sash, quindi un Focal Nastro, grazie proprio al secondo hit, una sorta ad esempio di Dual Wingbeat. Tuttavia però, nonostante sia buona per questa effettiva efficacia, è inferiore a mosse come ad esempio Psichico, quindi Psychic da 90 base power, che un Farigiraf può utilizzare in un modo sicuramente più tranquillo rispetto ad un Twin Beam. Quindi è difficile che anche questa mossa venga utilizzata, se non in rari casi per l'appunto per eludere eventualmente una Focus Sash da parte dell'avversario. Carichissimi, siamo giunti anche al termine di questa mia analisi sulle nuove mosse di nona generazione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Le abbiamo analizzate tutte, spero di non essermene scordata nemmeno una, e se me la sono scordata, sti cabbi, perché ne ho analizzate 43. Per cui io vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo pronti e per l'appunto carichissimi ad un nuovo e prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!